strani, dipingeva le spugne, le colorava blu e le ha colorate due, poi le appese in una galleria a Milano di Avera nel 1958, appese queste due spugne colorate di blu, e una signora alla galleria Polinaire, e una signora volle comprarne una che costava allora 600.000 lire, mentre l'altra costava 300.000 lire. Gli fu chiesto a Klein per quale ragione c'era questa differenza di prezzo. Lui rispose che la seconda spugna costava di più perché c'era più blu. Siamo qui per l'arte, siamo qui per un discorso molto serio. Siamo qui perché io, come critico d'arte, giornalista, sono qui e ho avuto l'onore di presentare Scrivere in testo, dedicato a un personaggio che a me è molto simpatico. Tra il gruppo delle tribù lombarde milanese, uno che si è distinto anche all'estero, Gigino Conci. Se un evento del genere è segnato in un posto che si chiama Extra Large, XL Convenience, motivo la buona ragione lo dobbiamo dare a Giancarlo Nuvola. Detta la verità, l'arte contesta il reale, ma non si sottrae. Ci sedemmo dalla parte del torto, noi, che tutti gli altri posti erano occupati. L'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita. Nulla è perfetto appena trovato. Non si è mai vissuto tanto come quando si è pensato tanto. Mi colpisce il fatto che nella nostra società l'arte sia diventata qualcosa di relazionale con gli oggetti e non con gli individui o con la vita. Ma non potrebbe essere la vita di ognuno di noi un'opera d'arte. L'arte oltrepassa i limiti dei quali il tempo vorrebbe comprenderla e indica il contenuto del futuro. L'arte deve disturbare. La scienza deve rassicurare. L'arte comincia dalla resistenza. Dalla resistenza vinta. Non esiste capolavoro umano che non sia stato ottenuto faticosamente. Ama l'arte, fra tutte le menzogne, è ancora quella che mente di meno. L'arte è magia liberata dalla menzogna. Per essere verità, non la forza, ma la bellezza, quella vera salverebbe il mondo. Nessuna opera d'arte erotica è porcheria, quanto è artisticamente rilevante. Diventa una porcheria solo tramite l'osservatore. The fiends controlled by the screens. What does it all mean? All this shit I see. Human beings screaming local javelin. Line of a local nigga and rap. My wandering got my ass wondering. Where crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate presidents.